Allora, secondo anno a Pontida. Per il secondo anno a Pontida. Cosa è cambiato rispetto all'anno scorso? È cambiato molto lo scenario. Beh, è cambiato molto lo scenario perché, se non ricordo male, l'anno scorso eravamo 3 governatori delle regioni e oggi siamo decisamente di più. In 12 mesi si è aggiunta la Sicilia, si è aggiunto il Friuli, si è aggiunto il Molise, segno che il centrodestra è vivo, vitale, il suo governo degli enti locali convince gli elettori e l'ultima tornata amministrativa credo che ne sia la più lampante testimonianza. Il rapporto con la Lega è cambiato però dopo il governo col 5 Stelle, è più complicato? Ma no, il governo con la Lega delle regioni mi pare solido e saldo. I nostri programmi di governo non cambiano, il rapporto che esiste all'interno del centro-destra è un rapporto di collaborazione antico e che spero possa durare, anzi sono certo durerà anche per il futuro. Questo governo è un governo che nasce in Parlamento per assenza di altre opportunità, per non rimandare il Paese al voto con una legge elettorale che probabilmente non avrebbe consentito comunque a nessuno di governare con la piena fiducia degli elettori. È un governo che sta cercando di fare qualche cosa che aspettiamo da molto tempo, come una trattativa importante con l'Europa sui temi di migranti. È fatto da due forze politiche unite da un contratto che in queste ore si vede non siano esattamente la stessa cosa. Mi pare che mentre noi siamo qua sul prato di Pontida c'è qualcuno che era al Gay Pride, c'è qualcun altro che chiede di aprire i porti, ma era di tutta evidenza che il Movimento 5 Stelle e la Lega non fossero la stessa cosa. Io mi auguro che questo governo porti comunque a termine qualcosa di utile per il Paese, perché io tifo per il Paese da governatore della Regione Liguria, ma sono certo che il futuro di tutti noi è il centro-destra. È un governo che può durare quindi meno della legislatura, viste queste differenze di visioni che ci sono, secondo lei? Non faccio il mago di Bergamo e non so darvi una durata di questo governo. Io spero che sui migranti, io spero che sull'economia, io spero che sulla riduzione delle tasse, spero che quello che era il programma di centrodestra presentato agli elettori possa trovare dimore, possa trovare risorse per essere almeno parzialmente applicato in questo passaggio di legislatura. Dopodiché credo che prima o poi gli italiani dovranno tornare a scegliere da chi essere governati con il loro voto. Senta, nei sondaggi come? Questo mi sembra un dato di fatto. La Lega stia cannibalizzando Forza Italia. Ma mi sembra, come si dice, una situazione che al di là dei sondaggi che poi lasciano il tempo che trovano, è un dato che abbiamo visto anche alle ultime elezioni politiche, anche alle ultime elezioni amministrative, ancorché mitigato dal successo e molto di tante liste civiche che certamente sono di area moderata. È la ragione per cui io credo che Forza Italia, il campo moderato, i civici, tutto quel che resta del mondo cattolico del centro-destra non si debba, come troppo spesso fa, preoccupare di cosa fa l'amico Salvini, che ho trovato anche stamani in ottima forma e in ottima salute, ma dovremmo preoccuparci di come rinnovare profondamente la nostra offerta politica per essere alleati della Lega, alleati in grado di competere.